ovviamente dal DC Place. È stata una lunga vigilia, spazio resta al campo in attesa del verdetto finale. Con me, come sempre, c'è Lelia Dani che curerà il commento tecnico. Club protagonista della sfida che commenteremo oggi. Sarà una gara spettacolare, almeno penso questo, Lele. Le squadre in campo, i tifosi sugli spalti, la cornice di questo splendido stadio. Ci sono tutti gli elementi per assistere a uno spettacolo di quelli che non ti fanno rimpiangere i soldi spesi per il biglietto. Incredibile, perde palla. Può metterla da lì. 1-0, è arrivato il gol a freddo. Replay che mostra come il gol sia frutto di un pressing ben portato e efficace. Hanno recuperato palla e hanno ribaltato immediatamente l'azione. Perdono il possesso del pallone. Cerca il lancio lungo. Libera l'area qui. C'è spazio per andare. Pallone è uscito, sarà rimesso dal fondo. Benito. Intervento deciso, concede solo la touche. Paglia la misura del passaggio. Buono il lancio, smarcante. Interviene Spazza. Pallone recuperato, pericolo. Percetta palla, nuova possibilità. Palla che finisce in out. Palla che non crea nessuna difficoltà al portiere. Passaggio intercettato. Centrocampo sembra essere tutto dolente per entrambe fin qui. Pressing sul portatore di palla. Palla riconquistata dagli avversari. Fritz. Sceglie la soluzione profonda. Ottima difesa in area. Ha più soluzioni. Il cross subito. Allontana la minaccia. Sarla per scavalcare la difesa. Entra sul pallone. Va alla giocata lunga. Palla toccata in out.
così non è finita. Si gioca. Prova a servire immediatamente in area. Recupera il pallone, vanificando la pressione. Prova col filtrante profondo. Il tempismo risolve una situazione molto complicata. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale. Recuperano bene il pallone. Recupera senza problemi su questo cross. Occhio all'avanzata. Va via nell'uno contro uno. Bravo qui a reagire e recuperare il pallone. Prova a superare la difesa col tocco aereo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Tenta la verticalizzazione, buona idea. Si ferma l'azione, nessun dubbio, per il guardaline è fuori gioco. Santon. Prova il blitz in avanti. Ottima chiusura difensiva. C'è un minuto ancora da giocare. Non c'è più tempo, finisce la prima frazione. Squadra di nuovo in campo dopo l'intervallo, primo pallone della ripresa. Legge bene e interrompe l'azione avversaria. Alza la parabola, buona idea. Intervento pulito sul pallone, minaccia sventata. Cerca il filtrante per aprire la difesa. Bene la profondità. E c'è la rete e adesso salgono a più due. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. A tu per tu col portiere e lo ha fulminato con una conclusione potente sulla quale l'estremo difensore non ha potuto nulla. Poteva scegliere una soluzione più elegante, forse, sarà per la prossima volta, dai. Recupera il possesso con questo tackle vincente. Palla fuori, si ripartirà con la rimessa laterale.
Sembrava aver preso bene il tempo la difesa, invece deve aver anticipato di pochissimo il movimento. In diretta a me sembrava tutto buono. Pallone profondo, interessante. Ci pensa lui a spazzare via. Cerca il lancio lungo. Un gol bellissimo, ha calciato di prima intenzione, traiettoria fantastica. Ora conducono per 3-0. Intercetta un buon pallone, attenzione. Azione che può diventare pericolosa. Possesso consegnato agli avversari. L'arbitro sanziona l'intervento con il calcio di punizione. Legge bene e intercetta. Recupera palla con questo tackle. Si oppone alla conclusione. Occhio perché c'è un buon recupero. Può liberarsi del pallone. Supera l'avversario molto bene. Palla in fallo laterale. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Pallone molto bene. Non può sbagliare da lì. L'arbitro assegna il fallo laterale. Pallone che viene riconquistato. Altro pallone perso, molti gli errori in fase di palleggio. Era fallo, ma c'è il vantaggio. C'è spazio per andare. Hanno rischiato, ma sono riusciti a recuperare il pallone. Recuperano un buon pallone, zona interessante, può metterlo da lì e c'è la rete che allarga ulteriormente, porta più 4. Risultato che si fa pesante in questi minuti finali. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Recupera palla la formazione avversaria. Bravo il portiere che salva la sua porta. Si immola e sventa la minaccia. Prova con il lob a mettere in moto il compagno. Pallone interessante questo. Però troppo lungo. Occhio qui, rischia il secondo giallo. Vediamo cosa decide l'arbitro. Collezione il secondo giallo della sua partita e dunque va fuori. Non si dà pace per questa espulsione, sa di averla combinata grossa, ma doveva pensarci prima. Cross sul secondo palo. Si riprenderà con un fallo laterale.
alza la bandierina, c'è la posizione di fuorigioco. Ha provato a fare il movimento per rientrare dal fuorigioco, ma la palla era già partita. Fritz. Attenzione, pericolo. Palla interessante. Contrasto efficace in area, il pallone recuperato. Può girare il pallone. Azione pericolosa. Grande contrasto qui. Arriva il fischio che ferma il gioco. Sarà punizione. Finisce qui dunque con successo della squadra ospite. Il risultato parla chiaro, Pier. Hanno dominato il lungo e il largo. Si è visto già dai primi minuti che erano in palla. Poi hanno preso ancora più fiducia. Cosa parliamo?